Boccaccio si dedicò anche agli studi letterari ed eruditi, soprattutto negli ultimi 20 anni della sua vita, in particolare grazie agli stretti rapporti di amicizia con Petrarca, egli si immerse nello studio dei classici per cui aveva nutrito un'autentica venerazione sin dagli anni giovanili, come già testimoniano le opere del periodo napoletano. Molte delle opere minori di Boccaccio traggono materia di ispirazione dalla letteratura antica che viene contaminata con la tradizione medievale, per esempio con il romanzo cortese cavalleresco e più in generale con tutta la letteratura cortese. Prendiamo per esempio La caccia di Diana, un poemetto in terzine di argomento mitologico classico che racconta la vicenda delle ninfe seguaci della dea Diana, divinità dei boschi e della caccia, ninfe che si ribellano alla dea offrendo le loro prede a Venere. L'argomento è classico perché legato al mito, ma il tema centrale è di ispirazione cortese, dunque medievale. Si esalta infatti l'amore come strumento di elevazione morale. Le opere dell'ultimo periodo riflettono invece l'interesse esclusivo per gli studi letterari ed eruditi. Si tratta infatti di alcune compilazioni in prosa latina. De casibus virorum illustrium, i casi, cioè le sventure di uomini illustri, che narra le vicende di famosi personaggi di varie epoche, passati da uno stato di felicità all'infelicità, il De claris mulieribus, le donne famose, biografie di donne famose in tutte le età della storia, e infine, la più importante, De genealogis deorum gentilium, le genealogie degli dei pagani, opera a cui Boccaccio lavorò per oltre 20 anni. Si tratta infatti di un'immensa enciclopedia della mitologia classica. Boccaccio, come Petrarca, anticipa alcuni aspetti dell'epoca successiva, l'umanesimo, e può essere dunque considerato un preumanista per almeno 3 motivi. È profondamente influenzato dalla cultura e dalla letteratura antica, greca e latina, come attesta il contenuto delle opere del periodo napoletano. Adotta il latino per le opere erudite. Riscopre i testi della letteratura greca e latina, in particolare i poemi omerici, che il Medioevo aveva completamente dimenticato. Si deve infatti a Boccaccio la riscoperta della lingua greca ignota a Petrarca. Come Petrarca, anche Boccaccio è un assiduo frequentatore di monasteri, alla ricerca di antichi manoscritti che egli legge, studia, annota e da cui prende ispirazione per le sue opere. Tuttavia, a differenza dell'amico, Boccaccio predilige la lingua volgare ed è interessato alla produzione letteraria medievale in generale, poesia provenzale, romanzo cortese e cavalleresco, letteratura popolare e coeva. È il primo a considerare Dante un classico, tant'è che scrive un trattatello in lode di Dante e un commento dell'Inferno.